Care amiche ed amici, salve, qui il vostro Santen Chan. Eccoci di nuovo per una nuova trasmissione, per un nuovo video. Da molto tempo che non facevo video, saranno state 2 o 3 settimane o forse un mese, perché ho avuto da fare. Comunque vi ringrazio delle vostre visioni. Bene, passiamo agli argomenti del giorno, ai topics. Renzi mente e San Gottardo, che relazione hanno? Moltissima, purtroppo moltissima. Innanzitutto riguardo il referendum, a mio giudizio non si è parlato abbastanza e a sufficienza delle riforme che si intendono fare alla Costituzione, che è durata dal dopoguerra ad oggi, a prescindere da tutti i cambiamenti che gli hanno imposto, oppure non si è parlato abbastanza se vogliono fare ex novo una nuova Costituzione. Perché in Italia sempre, in teoria e a parole, tutti i cambiamenti funzionano bene. Poi in pratica si è visto come nei fatti tutto va via allo scatafascio. Riforme sul lavoro, flessibilità lavorativa, la Fornero, che in un governo tecnico non votato dai cittadini si mette a piangere perché deve mi sembra che non c'aveva gli occhiali, che si toglie gli occhiali e fa mi dispiace per i pensionati, ma gli dovremmo tagliare la pensione. Mortacci sua, mortacci, che gli dispiace. E loro si sono quell'anno aumentato gli stipendi fra tutti, quindi c'erano i soldi per aumentare gli stipendi alla classe dirigente politica, non c'erano i soldi hanno invece per le pensioni, hanno fatto i tagli. E la Fornero piange, ma piangeva perché si aumentava il soldo, che poi loro non hanno uno stipendio, hanno loro sono onorevoli perché dovrebbero lavorare ad honorem, loro hanno delle reindennizzazioni, degli incentivi per lavorare, lavorano gratis in teoria, però hanno degli incentivi. Ecco, io sono disoccupato, datemi degli incentivi. Vabbè, allora dicevo, innanzitutto Renzi mente, perché molte colpe, molte cose, i miei cani abbaiano, molte cose le occultano questi politici, soprattutto Renzi, e per me Renzi mente perché non si sa già con quello che è successo col referendum anti trivelle, il referendum che prevedeva di toglierle dalla terraferma e dalle 20 miglia marine, poi è successo lo sversamento a Genova. Io mi immagino che molti genovesi siano rimasti in casa perché non valeva la pena andare a votare, tanto si tagliavano posti di lavoro. Certo, è vero, il petrolio gli dà i posti di lavoro, infatti adesso hanno occupato molte persone per pulire il disastro ambientale in mare e in terra del riversamento del petrolio, della fuga di petrolio. Però è anche vero che il petrolio l'ha tolto il lavoro a tutti quei pescatori e quelle persone che vivevano dell'indotto della pesca e del pesce, che adesso non lavorano più. Per esempio i filettatori, quelli che tagliano, puliscono il pesce per congelarlo, i frigoriferi. Quindi continuano a lavorare quelli dell'indotto del petrolio, anche quando si tratta di pulire gli sversamenti di greggio. Invece non lavorano le persone che lavoravano d'altro. Quindi ci ha già mentito sul referendum del petrolio, e voi ci avete creduto e non gli avete fatto
raggiungere il quorum. E adesso i genovesi purtroppo hanno appreso l'amara lezione, l'amara e cruda lezione. Adesso vogliono fare passare questo referendum costituzionale cambiando tutto, anzi facendo una nuova costituzione. In Francia sono già la sesta repubblica, quindi probabilmente hanno fatto sei costituzioni differenti, ma in Francia era differente. In Italia sappiamo i pasticcioni che sono i politici, ed era uno scenario differente quello del dopoguerra dallo scenario attuale, perché allora c'era maggiore intesa, si usciva dalla seconda guerra mondiale, da una dittatura, e quindi c'era più responsabilità. I politici si sentivano prima italiani e poi si identificavano in un'ideologia nel loro partito. Invece adesso si sentono prima figli di puttana, poi vogliono fregare denaro al loro partito, poi non gliene frega niente dell'ideologia, mandano a cagare il partito e non si sentono italiani. Quindi questa classe dirigente che costituzione nuova può fare? Quindi dico, qui dico e qui ripeto, vota no al referendum costituzionale. Non votare per il cambio, perché non si sa che cosa contenga questo cambio. Nessuno ci legge in televisione quello che vogliono cambiare della Costituzione della Repubblica Italiana. Nessuno ci legge in televisione quello che vogliono mantenere nella forma in cui lo vogliono mantenere. Nessuno ci dice in televisione se sarà una riforma della vecchia Costituzione o se sarà una costituzione totalmente distinta che non conterrà nulla della vecchia. Quindi, per me, a mio giudicabilissimo giudizio, Renzi mente. È un'opinione mia, non la voglio imporre agli altri. Forse la vorrei imporre a Renzi, ma a lui non gli può fregare di meno. Poi l'altro argomento, l'altro topico del video che mi ha chiamato molto la discussione, è che hanno fatto un tunnel fra Germania e Svizzera, tra Germania e Svizzera. Adesso, come rappresentante della Germania, come premier, va la Merkel, che come tutti voi sapete è tedesca ed è la cancelliera della Germania. Non conosco la controparte svizzera. Se ci andrà all'incontro qualcuno di un cantone o come rappresentante dell'unità statale svizzera. Perché in teoria è una confederazione, ma in pratica è come se fosse una federazione. Perché una confederazione può sciogliersi da un momento all'altro. La Svizzera al momento non si scioglierà. Quindi funziona come una federazione, a prescindere da continuarsi a chiamare confederazione, ma è un altro discorso. Allora è stato un incontro di premier regionali, non sono andati da tutta Europa, sono andati da Germania alla Merkel e dalla Svizzera alle autorità locali del San Gottardo. Ma la nota colorita che si è trovato non si sa come sul posto il nostro Matteo Renzi e ha ufficiato l'evento da anfitrione come se il tunnel non fosse stato Germania San Gottardo ma Germania Piemonte. Ha ufficiato l'evento come anfitrione, ha dato il benvenuto a tutti, ha spiegato di cosa si trattasse e ha ringraziato i tecnici che hanno realizzato le opere. Non so se a nome della Germania accanto alla Merkel o a nome della Svizzera accanto alle autorità svizzere. Quindi è come se noi avessimo fatto un tunnel con la Germania, l'Austria, mi sembra un paese confinale a Francia,
a 20 miglia, non so, un tratto di autostradale o ferroviario, e venisse accanto a Renzi e a adesso il politico francese, che è un lapsus, mi sono scordato come si chiama, e venisse Obama a officiare l'evento, a ringraziare i tecnici, e non so a nome di chi parlerebbe, se Francia o Italia. Cioè, è una cosa paradossale, una cosa assurda che ha fatto Renzi. Vabbè, è una cosa, non so, se lui viva in un mondo magico come quello dei racconti di Gabriel García Márquez, del realismo magico, per cui succedono cose strane nella realtà. Non so, lui viva nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, che tutto è al contrario e tutto è magico. Oppure ha pensato, visto che con grande sagacia e abilità l'ebetino è riuscito a inebetire milioni di italiani e a farli cretini, dicendo sempre lo stesso, fissandosi sulle stesse cose, ripetendole una e un'altra volta fino a lavare il cervello della gente, si sia convinto che così può fare anche in Europa. Voglio andare oltre i confini nazionali nel suo ebetimento, e sono come, guarda, e poi si mette a parlare. Sì, però, cioè, allora, e io mi immagino la Merkel, no, che è così composta, come lo stava a guardare senza il coraggio di interromperlo, no, come dire: oh, ma che cazzo sta a dire? E come anche le autorità svizzere lo stessero a guardare, composte, no? Con quel laissez-faire, quella plomb, quella flemme nordica, no? E lo stanno a guardare così, come per dire: oh, ma come cazzo te ne esci? Qua mica stai in Italia. Ha inaugurato da ministro italiano il tunnel in Svizzera, che è come se io venissi a casa di uno di voi che magari neanche mi hanno invitato, ma mi metto in luogo del festeggiato, ringrazio tutti e soffio le candeline della torta, come se il compleanno fosse il mio. Adesso non so se mi prenderebbero a calci in culo, ma come mai non l'hanno fatto con Renzi? Resta tutto un mistero, perché appunto è come se c'è un matrimonio e uno va e si sostituisce alla sposa, o di questi tempi, e di questi tempi che sono strani, o allo sposo, o va una e si sostituisce allo sposo o alla sposa, di questi tempi poi che è tutto così confuso. Che cazzo c'entra? Si sposano due persone e va uno che non è neanche degli ospiti, non si accolla come ospite, scansa uno dei due sposi e si vuole sostituire. Poi dice: grazie, grazie agli invitati, celebriamo le nozze, dai. È incredibile. Quindi non so, entrare nella psicologia di Matteo Renzi deve essere più pericoloso, per follia, di entrare nella psiche di Adolf Hitler o addirittura di Berlusconi, di Silvio Berlusconi, o addirittura quando dice: ma perché mi paragonano a Hitler? Io ho superato Adolf Hitler. Entrare nella psiche di Beppe Grillo, quella sì, deve essere un'esperienza allucinante. Ma entrare nella psiche di Matteo Renzi quando va a festeggiarsi il compleanno di un altro, a sostituirsi nel matrimonio, nella celebrazione del matrimonio, allo sposo, o nel caso in questione vero e non fittizio come i precedenti, a sostituirsi alle autorità svizzere per celebrare il traforo del sangue tardo,
È come se la Merkel, non so, no, è come se il premier cino venisse, il premier cinese, il premier della Cina, ogni tanto c'ho dei lapsus, il premier della Cina venisse a sostituirsi a Matteo Renzi nell'inaugurazione di un traforo del Monte Bianco e parlasse lui, dicesse: complimenti ai tecnici, grazie di essere venuti a voi invitati, benvenuti giornalisti, magari parlando in italiano, magari meglio dell'inglese di Matteo Renzi. E Matteo Renzi si domanderebbe: ma chi cavolo l'ha chiamato? Invece non succede, non succede mai in nessuna parte del mondo. Tu vai a vedere opere di frontiera fra Austria e Ungheria, fra adesso mettono barriere, muri, recinzioni e fili spinati, nessuno va a inaugurarli, bisogna dire. Però non va un premier di un paese lontano a coinvolgersi. Quando inaugurano un ponte fra Canada e Stati Uniti, non è andato il presidente del Messico. Quando fra Cile e Argentina hanno inaugurato un traforo, non è andato il presidente brasiliano a sostituirsi al cileno o all'argentino. Ma noi in Italia, da un po' di tempo a questa parte, così come abbiamo avuto la decadenza dell'impero romano grazie anche agli imperatori folli, adesso dal dopoguerra ad oggi abbiamo ogni tanto un Mattarella. Anzi, un Mattarello, volevo dire, scusate la gaffe. Abbiamo un Mattarello che se la ingegna, non i Mattarelli della polizia. Abbiamo un Mattarello in testa di premier, che forse gli avranno dato un Mattarello quando era giovane, che se ne esce a cazzo di cane. E allora abbiamo da pensare. Ma è questa la politica? Ma è questa la politica che abbiamo a testimoniare nel mondo dell'Italia? Ma è questa l'immagine che vogliamo scegliere da dare agli altri di noi? Non so se noi tutti vorremmo, ma è quello che vuole la classe dirigente, che di figure di merda se ne intende moltissimo. Beh, care amiche ed amici, era questo che vi volevo dire. Dopo tanto tempo questi argomenti mi hanno fatto riflettere. Le menzogne, per me le menzogne di Matteo Renzi e dei suoi sul referendum costituzionale, che vogliono prostituire la Costituzione, e un altro topico che è San Gottardo. Cioè, come abbia avuto per me il delirio, la megalomania di voler andare a mentire, forse agli italiani, perché ci prendono per scemi. Mica l'abbiamo fatto noi il tunnel del San Gottardo. Forse voleva, non so, prendere per il culo gli svizzeri con uno scherzetto sottile sottile, no? Humor inglese, una freduria. Ma io credo che continui a mentirci anche su questioni ridicole, perché non fa opere pubbliche in Italia, ma va a inaugurare l'opera pubblica di altri, fa tagli sulle spese in Italia e va a essere testimone di come funziona la sanità pubblica in Germania o in Svizzera. Fai i tunnel in Italia, fai i ponti in Italia e poi inaugurali. Non che vai a inaugurare in Svizzera un ponte, un traforo del San Gottardo, come se fosse merito dell'Italia, come se l'avessimo fatto noi, come se sia stato merito suo, della sua amministrazione che nessuno ha votato. Quindi ci piglia per il culo e ci arripiglia per il culo. Quelli che non hanno votato nel referendum contro le trivelle, sì, sono fatti pigliare per il culo da Renzi. Quelli che voteranno sì
al referendum costituzionale si faranno ripigliare per il culo da Renzi. Quelli che hanno creduto che lui andava a inaugurare un tunnel che avesse a che fare con l'Italia sono degli scemi e si sono fatti prendere per il culo. Lui mente, 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 fa tre cose, mente, rimente, stramente. Non so se è la fine della politica italiana o è l'inizio di una nuova politica, però in ogni caso non mi piace. Addirittura ti fa venire nostalgia di Bettino Craxi e Giulio Andreotti. Pensa te a che livello è caduto, a che livello fra l'altro è caduta la politica italiana, la diatriba, la dialettica della politica italiana. Se ti fa venire nostalgia quello che ti dava vomito negli anni 70 ed 80. Poi con Mani Pulite dal 92 è tutto caduto allo scatafascio, perché almeno prima rubavano per il partito e si tenevano una tangente. Adesso si pigliano le tangenti e rubano pure al partito. E poi vanno a inaugurare tunnel di paesi stranieri, fatto fra Germania e Svizzera, ed è andato a inaugurare il tramo finale in Svizzera. Ma non si sente un po' coglione? No, ma la cosa peggiore è che ci fa sentire coglioni a tutti noi per averlo. Vabbè, forse lui si diverte così, ma non è divertente. Comunque, mi raccomando, al prossimo referendum non fate astensionismo, perché per me al referendum costituzionale o della riforma costituzionale della Costituzione non vincerà né il sì né il no. Ricordatevelo bene, qui il vostro Sant'Enchan ve lo dice. Vincerà l'astensionismo un'altra volta, non è più come negli anni 60 e 70 che vincevano i sì. Qua vince neanche il no, vince il non me ne frega, anzi, vince peggio, vince il non me ne fotte niente. Allora, dopo aver trattato questi due topics, vi saluto il vostro Sant'Enchan. Arrivederci e vi rimando alla prossima. Spero di videovacchiare al più presto. Cercherò di non prendermi tanto tempo prima di fare un altro video. Comunque, chi vivrà vedrà, e quindi chi vivrà vedrà i miei video. Se no, non vale la pena di vivere. Che vivere a fare? Ciao.